quelle che sono le notizie che vengono veicolate e propugnate. Dello spazio concessomi. Il mio intervento era forse troppo lungo e tarato su una domanda. Quanto è democratica l'Unione Europea? C'è la democrazia in Unione Europea, nell'Unione Europea? Bene, si sente spesso parlare di deficit democratico, do per assodato il tema che meriterebbe sicuramente molti approfondimenti. Si parla di scarso ruolo, peso delle istituzioni elette, no? Da noi cittadini, dal popolo o dai popoli europei. All'interno delle organizzazioni europee. Ebbene, sarò breve e a questo punto anche provocatorio, visto lo scarso tempo. Bene, a mio avviso un recupero della democrazia è importante anche. Sentirsi partecipi alla formazione delle decisioni attraverso un maggior coinvolgimento del Parlamento può essere un modo per costruire anche un'identità, no? Europea, o potrebbe anche essere un modo. Beh, a questo punto concludo avanzando una proposta provocatoria, appunto, rispolverare lo strumento per decidere gli sviluppi sia in senso dell'ampliamento delle competenze dell'Europa, sia nel senso di passi indietro. Grazie. Perché io penso che soprattutto in queste iniziative si riscopra il senso.
dell'Unione Europea e sulla nostra generazione, che penso che sia fondamentale. Noi ci stiamo approcciando alle elezioni europee, che si terranno tra pochissimo, però ecco, sicuramente provare a comprendere in che stato la nostra generazione si approccia a questo tema delle elezioni, quello che effettivamente sta vivendo la nostra generazione, come vede l'Europa, penso sia estremamente fondamentale. Il contesto in cui ci muoviamo è molto complesso, oggi non faremo sicuramente un'analisi approfondita, però ci terrei a soffermarmi su un paio di punti che hanno rappresentato per la nostra generazione delle vere e proprie battaglie per capire e ragionare di come immaginare un futuro migliore, a partire dal tema della crisi climatica, che è estremamente fondamentale, e in questo l'Unione Europea può e deve assolutamente giocare un ruolo fondamentale. Sul tema ambientale noi abbiamo visto un'enorme mobilitazione, un attivismo dei giovani che non si vedeva da anni, e in questi ultimi mesi abbiamo visto tutto questo movimento traslarsi anche sui temi della pace e della non violenza. Ecco, è su questo proprio su cui volevo essenzialmente soffermarmi. Il tema della crisi climatica, il tema dell'ambiente ci mette in crisi tutto quello che è il sistema in cui viviamo, perché senza questo mondo in cui vivere ovviamente non possiamo immaginarci nient'altro. E quindi l'intersezionalità di tutte le discussioni che si sono anche affrontate nella mattinata nel comprendere dal tema ambientale come immaginarci una società migliore, una società diversa, che ovviamente rispetti per tutti e tutte quelli che sono i diritti civili, sociali e politici. E il tema della pace, noi abbiamo un tema enorme che dobbiamo affrontare anche urgentemente, che arriva alla conclusione. Cioè, il tema che noi viviamo in una società estremamente violenta dal punto di vista proprio culturale, oltre al netto del fatto che diamo ormai quasi per assodato tutte le informazioni che ci arrivano dalle guerre, dai conflitti, dal massacro che sta avvenendo nel Medio Oriente, ma di tutte le altre situazioni di guerra che viviamo nel mondo. E lo vediamo quasi come un sottofondo, e noi questa cosa non la possiamo accettare. La nostra generazione lo sta dicendo in maniera chiara: noi dobbiamo ragionare, e non noi come giovani, le istituzioni formative, le istituzioni che educano le nuove generazioni devono assolutamente assumersi la responsabilità di agire adesso nel capire su come educare a un altro tipo di cittadinanza, anche in relazione alla cittadinanza europea. Una cittadinanza che abbia come obiettivo quello di essere promotrici di pace e quindi di essere promotrici di una cultura della non violenza. E qui concludo con quello che dicevo all'inizio: ritorna in gioco l'elemento fondamentale, che è quello educativo, cioè nella scuola e nelle università. Grazie, Lorena. Quindi voglio parlare un po' su questo tema. Quindi per decenni il concetto di identità europea è stato sia una forza unificante sia l'oggetto di dibattito. Radicato nel dopoguerra, il progetto europeo è emerso come risposta alla devastazione causata dal conflitto, con l'obiettivo di promuovere unità e cooperazione tra le nazioni. Questa intenzione è stata sostenuta da un impegno per i valori condivisi: democrazia, diritti umani e Stato di diritto. Fortunatamente l'Europa non ha dovuto affrontare i conflitti globali dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il primo conflitto su vasta scala è iniziato fuori dai confini dell'UE. L'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Federazione Russa ha messo alla prova la credibilità dell'Europa nel suo dichiarato attaccamento alle idee di apertura, libertà, solidarietà e responsabilità individuale. I paesi e i cittadini europei hanno dimostrato un sostegno senza precedenti all'Ucraina e agli ucraini. Ma anche le autorità europee si sono trovate ad affrontare grossi dilemmi, con principi fondamentali della sicurezza europea, come l'integrità territoriale e la sovranità sotto attacco. Negli ultimi anni la guerra ha fatto sentire ai cittadini dell'Unione i vantaggi derivati dall'appartenenza all'UE. Al tempo l'invasione ha rappresentato
si trasforma in modo di far trasparire la concretezza dei termini astratti. A. La differenza tra democrazia e autoritarismo, libertà e repressione, nazione e impero, sono state incarnate nella realtà crudele. In risposta alla crisi, l'UE ha attivato per la prima volta la direttiva sulla protezione temporanea, garantendo a oltre 5 milioni di ucraini il diritto di residenza. Io velocemente volevo scorgere le tante cose che sono state dette partendo dalle parole di Mira, per averci ancora di più aiutato a capire che bisogna far trasparire la concretezza dei temi astratti. Noi abbiamo speso tante parole, dalle parole nasce vita. Ecco, quella che abbiamo cercato di fare questa mattina è stata calarci nella nostra vita di cittadini della UE, una vita che ovviamente vuole essere promotrice di pace e non violenza, e questo è un compito cruciale e a cui dobbiamo essere attaccati, anche perché Giulia ci ricordava anche le sfumature diverse che può avere una cittadinanza tra necessità e privilegio. Ecco, forse si tengono insieme un privilegio essere cittadini di questa Unione, ma anche una necessità da vivere, da sfruttare il più possibile perché sia dono per gli altri, per costruire un'Europa all'altezza dell'uomo. Ecco, la bella frase di Sassoli che Mariana ci ha ricordato coglie secondo me quello che anche queste lezioni che andiamo a vivere possono essere. Un momento per guardare davvero all'altezza uomo, alla nostra altezza, il percorso che si va a fare e richiederci quanto è democratica l'Unione Europea. Roberto ha centrato anche un tema importante, quanto è democratica questa Unione Europea, quanto è democratica la nostra casa, in quanto noi ne siamo parte. Mi è piaciuta tantissimo il cuore che è arrivato dall'intervento del professor Spinosa di pensare all'Unione Europea come non qualcosa che è nel passato, ma nel futuro. Ecco, gettarci in questo futuro è la sfida che abbiamo di fronte. Passare dalla solidarietà tra Stati a responsabilità collettive per promuovere il bene comune, ci ricordava la professoressa Vitiello. Bene e comune, questo forse fa una comunità che si sente tale, costruisce il bene, un bene per tutti. E come si costruisce? Con la speranza che siamo noi quando non chiudiamo gli occhi. Grazie. Professor Cruciani per averci portato ancora le parole del pluricitato Davide Sassoli, perché davvero è stata una ricchezza per il nostro paese, per la nostra terra, anche questo Lazio in cui siamo inclusi. ed è bello anche quindi ricordare un comunicatore come è stato Sassoli, con anche le parole che Andrea Lavazza ci dava, adesso la consegna che ci dava Andrea Lavazza, lo sforzo di essere partecipi tutti per comunicare la vita da cittadini della UE con più verità.